Da poco è iniziato il Drag Race spagnolo. La giuria del Drag Race spagnolo è formata da la Drag Queen Supreme, la stilista Ana Loki, una stilista molto famosa a livello internazionale, e da Javier Calvo e Javier Ambrosi, che sono due ragazzi gay. Sono dei registi che hanno creato dei film a tematica anche LGBT. L'ultima cosa che hanno creato è stata la serie televisiva Veneno, che racconta la vita di una delle più famose donne transessuali spagnole, Cristina La Veneno. Questa serie ha avuto un successo internazionale ed è stata portata addirittura anche negli Stati Uniti. Drag Race Italia avremo come uno dei giurati Tommaso Zorzi. Zorzi è famoso per aver partecipato a un programma che si chiama Riccanza, ha partecipato al Grande Fratello come opinionista all'Isola dei Famosi. È anche famoso per aver partecipato a un programma televisivo con una politica di destra, mentre questa donna diceva delle boiate, delle falsità su un'importante legge contro l'omofobia che si sta discutendo in questo momento, Zorzi rideva e scherzava con questa persona. Ok, questo è per farvi capire, come al solito, in quale livello ci troviamo nel nostro paese. Ovviamente io ero emozionato come tutti. Finalmente anche l'Italia avrebbe avuto il suo primo programma televisivo, dove ci sono drag queen che competono per vincere un premio. E se non lo conoscete, Drag Race è un programma molto importante, perché appunto fa vedere a tutti che cos'è in realtà il lavoro della drag queen, lo stile di vita della drag queen. Il problema per me e anche per molte altre persone LGBT e non in Italia è il fatto della partecipazione di Tommaso Zorzi come giurato in questo programma. E semplicemente il fatto è che nessuno lo voleva in questa posizione. Le scelte di questo network che andrà a emettere comunque il programma e che gestirà il programma sono state totalmente basate su altre cose e non su quello che la gente voleva. Perché io non so voi, ma la mia bolla è completamente satura di status e commenti di persone che dicono che Tommaso Zorzi non lo volevano. Primo fatto è: quale esperienza ha Zorzi? Le uniche esperienze che ha nel campo della televisione sono state quelle fatte al Grande Fratello e come opinionista all'Isola dei Famosi e nel programma di Riccanza. Punto. Cioè, queste sono qualifiche che lo rendono una persona con talento e skills per partecipare come giurato a un programma? Io credo che uno dei grandi motivi per cui tantissime persone gay e LGBT non lo sopportano, Zorzi, è il fatto della rappresentazione. Lui dice comunque di essere a favore dei diritti LGBT, di fare cose per le persone LGBT. Però poi, se andiamo a vedere quello che è successo, le volte che ha partecipato in programmi televisivi, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Perché, per esempio, mi ricordo questo episodio in cui è andato in televisione e c'era una esponente politica di un partito di destra che stava dicendo falsità e cose non vere su una legge che adesso è in discussione in Parlamento, molto importante, il DDL Zan, una legge contro l'omofobia. Quello che fece Zorzi in questo momento fu scherzare con questa persona, invece di rispondere, di tenere un dialogo, anche semplicemente dire a questa persona: stai dicendo cavolate, non sono cose vere. Per me questa è la cosa che ci ha fatto molto arrabbiare. E ovviamente io non lavoro in un'emittente televisiva, non sono un editor di questi programmi, non sono neanche uno che studia queste cose, ok? Però non bisogna essere dei geni per capire che questa è una scelta che è stata fatta esclusivamente perché sanno che questo Zorzi ha una fetta di pubblico che lo segue. E con questo includo tutte queste zorzine, che sono queste quindicenni, sedicenni, non so perché, ossessionate da un ragazzo gay, che anche lì bisognerebbe andare a vedere psicologicamente il significato di questa cosa, che adesso intasano Twitter e tutti i social con post su Zorzi. E l'altra parte di pubblico sono quegli ossessionati di reality che ovviamente tifavano per Zorzi. E deprimente vedere come per un'altra volta si è persa l'opportunità di inserire in un programma televisivo delle vere icone pop italiane, LGBT o meno, che avrebbero potuto sostituire Zorzi, che hanno molte più esperienze, che hanno fatto molto di più per la comunità LGBT, che sarebbero stato un migliore esempio per tantissime altre persone. Però come al solito
si è deciso di fregarsene totalmente di tutte queste cose. Il primo che mi viene in mente è Immanuel Kant. Immanuel Kant è stato un'icona ed è un'icona per la cultura LGBT italiana. È stato un direttore artistico, è stato un cantante, ha prodotto tantissimi album, ha partecipato a diversi programmi televisivi come Love Line. E nei suoi giochi da tavolo e nelle sue canzoni c'è sempre stata una critica molto forte nei confronti della società. Inoltre ho avuto anche veramente il piacere di conoscere Manuel dal vivo ed è una persona veramente molto affascinante, molto simpatica, molto intelligente, molto carismatica. E a parer mio sarebbe stata la persona perfetta per il ruolo. Però ovviamente anche qui non ci vuole un genio per capirlo, che ovviamente non sia stato scelto o contattato per questo suo passato musicale, perché ovviamente le canzoni sono un po' volgari. E quindi ovviamente figurati se nella televisione italiana, sai, si possono considerare persone perché hanno fatto canzoni di questo tipo. Oh, no, 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 capito? Società sempre più ipocrita e bigotta fino alla fine dei tempi. Non volevate Casto? Allora perché non avete scelto per esempio Alessandro Fullin? Conoscete, cercatelo, perché è un attore, uno scrittore formidabile. È anche un comico, ha partecipato a Zelig, a numerosi film. E anche lui, a parer mio, è un personaggio formidabile della scena LGBT italiana. Perché non avete preso un'altra donna? Ci sono tantissime donne fantastiche, divertenti nella scena italiana. Le prime due che mi vengono in mente sono Virginia Raffaele e Victoria Cabello, con tantissime esperienze in televisione, comiche, conduttrici, che hanno partecipato anche a programmi molto importanti. E senza dimenticare entrambe esilaranti, esilaranti. Ma posso continuare tutto il giorno? Altre che mi vengono in mente sono per esempio Romina Falconi, oppure Mischeta. Sono cantanti con un sound veramente particolare, anche loro icone estremamente LGBT, molto famose, con tantissima esperienza. O ancora Vladimir Luxuria, che è un'icona della politica LGBT italiana, è stata un'attivista. Drusilla Foer, che è una cantante, un'attrice, una performer, una showgirl fantastica. Anche lei sarebbe stata perfetta nel ruolo di giurata. Un personaggio amato e seguito da tutti su Facebook. Perfino mia madre mi manda i video di Drusilla ogni tanto. Adesso vi lascio un altro... Vi lascio un tweet che ho visto. Immaginate, creare la versione italiana del programma più amato dai gay, dalla comunità LGBT, mettendoci in giuria il gay più odiato dai gay italiani. La cosa molto triste è che è stata un'altra occasione per dividerci, perché ovviamente adesso ci saranno tante persone che boicotteranno il programma, io ovviamente anch'io lo guarderò, però mi darà molto fastidio. E allo stesso tempo magari eviterò di condividere o di parlarne troppo, e questa stessa cosa la faranno tante persone che eviteranno di condividere i post, di dare visibilità. Visto? Perché come ogni volta in Italia si perde l'occasione di fare qualcosa al meglio. Un'altra cosa veramente ridicola è vedere come gli organizzatori del programma abbiano risposto ai giornalisti che gli dicevano: avete sentito che alla gente non piace Zordi? E loro rispondere: ah no no no, ma noi abbiamo da sempre considerato, fin dal principio, Zordi come un'opzione da non cambiare. Ok, quindi semplicemente non ve ne frega niente di quello che piace alla gente.